Anno nuovo, tempo di saldi. Da un capo all'altro della penisola arriva il momento più atteso per i consumatori e perché no, anche per gli esercizi commerciali. I saldi ad Avellino, come vi siete preparati ai saldi? Noi non ci siamo preparati ai saldi, saranno anche buoni, ma la cosa non ci interessa. Pensate, cioè vedete più nei saldi un momento di, tra virgolette, di truffa o vedete anche delle grandi opportunità? Probabilmente ci sono anche delle grandi opportunità, non mi sono mai posto il problema. Quindi siete una persona che acquista prima dei saldi? Alla necessità. Alla necessità. Anche lei qui ad Avellino per i saldi, cosa ha comprato di interessante e di vantaggioso? Ho comprato dei bicchieri, ho comprato il sale e pepe e poi comprai pure una macchinetta da caffè e mi sono trovata benissimo. Ci sono ritornata. Quindi grande opportunità, insomma, a che percentuale ha acquistato di sconto? Al 50% e anche delle padelle al 30%. Ottimo, direi, vero? Ottimo. Tutto per la cucina. E per suo marito ha comprato qualcosa? Niente ancora, ci siamo oggi in cammino per vedere, veniamo da fuori. Avete intenzione di fare un giro nei negozi, insomma, cercare delle opportunità, visto che siamo partiti direttamente col 40 e 50%? Sì, stiamo cercando di vedere qualche prodotto buono per, diciamo, per qualità prezzo, per far girare questa economia, va. Infatti anche quest'anno con il Natale non si è superati, insomma, la soglia prevista dai consumatori, consumatori, e quindi siete propensi, insomma, volete aiutare anche voi l'economia? Vabbè, diciamo che io il regalo di Natale l'ho comunque comprato. Non in saldo. Però vabbè, se troviamo questa occasione, insomma, qualche opportunità, la cogliamo al volo, dai. E come articoli verso quali siete orientati? Abbigliamento, più che altro. Ma io generalmente non compro ad Avellino perché i saldi non ci credo proprio, perché aumentano i prezzi e poi fanno 50, poi fino al 70%. Andate nel locale e trovate qualcosa fino al 70%, che magari hanno aumentato il prezzo e quindi è una cosa che non va. Quindi nei saldi vedete più una truffa che un affare? Sì, più una truffa che un affare. Piuttosto questi locali grandi che fanno i saldi sono più sicuri, perché conosco già il prezzo di prima e vado a vedere e cioè, effettivamente c'è il saldo. Questa è la cosa che è. Ma in questi locali qua io non ci credo proprio. Quindi siete più orientati verso la grande distribuzione? Sì, la grande distribuzione, è più sicuro, più sicuro. Grazie. Questo non conta, perché questi fanno una cosa che non conosco il prezzo di prima, aumentano il prezzo e poi mettono saldi. Andiamo a vedere, non ci sta più, non ci credo. Beh, stiamo dando un'occhiata adesso, quindi speriamo bene. Su quali articoli siete orientata? Zuichi. Sul negozio Zuichi, quindi un po' l'abbigliamento. E che percentuale vi aspettate di trovare? Beh, speriamo con i saldi che va dal 30 al 50. Quindi siete ben informata, insomma, da quest'anno le percentuali sono partite già dal 40 verso a salire, quindi siete orientata sull'abbigliamento. Cosa in particolare per la famiglia, per la casa, per chi siete orientata a comprare questi articoli? Che altro per noi, per i pantaloni, maglie, quelle che si usano abitualmente tutti i giorni, quindi speriamo bene che troviamo qualcosa che ci può essere utile. Anche lei ha fatto degli acquisti? Sì. Indubbiamente. Quindi molto interessato anche ai saldi, a questo grande evento dell'anno con tanti sconti. Che articoli ha comprato e a che quantità di sconto? Ma tutti per i bimbi, diciamo, non abbiamo usufruito di particolari sconti, però siamo ancora un po' all'inizio. Lei pensa di attendere un altro po' affinché le percentuali di sconto possano salire? Possono salire, sì. Rispetto agli anni passati però sto notando molto più movimento. Quindi penso che pensiamo positivo, ecco. E siamo interessate un po' a tutto, insomma, perché giusto per dare un'occhiata, siamo scese giusto a dare un'occhiata a vedere se c'è qualcosa che ci può piacere. Avete anche guardato le percentuali di saldo? Non ancora, perché siamo appena arrivate, quindi stiamo giusto adesso dando un'occhiata. Pensate di cogliere, insomma, delle opportunità qui ad Avellino, visto che ieri sono partiti i saldi? Sì, speriamo di sì, ovviamente. In realtà siamo venuti più per fare una passeggiata che per fare acquisti. Abbiamo un regalo da fare e speriamo di risparmiare il più possibile con i saldi.
Ma siamo qui prima perché Avellino ci piace, una bellissima cittadina, è accogliente, poi è carina, non è caotica, e poi i saldi sono abbastanza, diciamo, accattivanti, allora si approfitta per fare quello e quello. Quali opportunità pensate di cogliere a livello percentuale? Ma penso al 70% in qualche cosa lo possiamo fare. Certo, dobbiamo attendere ancora qualche giorno perché siamo partiti ieri al 40%. Su. Sì, bisogna approfittare adesso, altrimenti poi non trovi le taglie, quindi meglio approfittare adesso. Poi, quindi siete orientata sull'abbigliamento a quando accade? Sì, anche perché sul mangiare siamo a dieta. Tutti ad Avellino in famiglia da Napoli per gli acquisti invernali con i saldi? Sì. Veniamo quasi tutti i fine settimana, specie questo fine settimana perché si sta bene, un'ottima cittadina, aria pulita, meno ladri rispetto a altre città. Cerchiamo di trovare qualcosa a prezzo al di sopra del 40%. Su quale articolo siete orientato e soprattutto a chi avete intenzione di fare questi regali? Allora, i regali me li devono fare loro a me. Mia figlia mi deve regalare un giubbino e mia moglie mi deve regalare un paio di scarpe. Però vedo che la vogliono bene perché hanno approfittato dei saldi per acquistare qualche capo migliore qualitativamente ad un prezzo vantaggioso. Il problema non è quello, il problema è che vengono ad Avellino per spendere con i miei soldini. Ha trovato delle ottime occasioni all'interno dei negozi, cosa trova di differente rispetto agli altri anni? No, devo dire che gli inizi sembrano incoraggianti, spero proseguiamo in tal senso. Quindi lei proseguirà per i negozi alla ricerca di capi interessanti? Ovviamente passeggiando, poi se c'è qualcosa di particolarmente interessante insomma ci accingiamo ad acquistare. Siamo usciti per vedere se ci troviamo qualcosa di interessante e niente, adesso ci facciamo un giro per i mercatini e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Anche i negozi sono partiti col 40 e il 50%, su quali articoli siete orientati e quali opportunità auspicate di cogliere? Adesso non lo sappiamo, vediamo un po' cosa il mercato ci ispira, ci consiglia e scegliamo. Avellino, tempo di saldi, quali occasioni da prendere al volo? Ma sicuramente il settore dell'abbigliamento, che è una cosa buona per quanto riguarda i saldi, perché uno sempre capita che entra in un negozio, guarda pantaloni per uomo, vestiti da donna, pure per le scarpe, che pure solitamente costano sempre parecchio. Io prima che mettessi i saldi sono andato a vedere un paio di stivali 220 euro, una cosa mostruosa. Adesso che hanno messo i saldi i prezzi sono abbassati, ovviamente i prezzi è più ragionevole comprare qualche cosa. Che percentuale di sconto pensa e spera di trovare, soprattutto per questi stivali che lei ha adocchiato prima dei saldi? Ma pensano 30-40%, solitamente questi sono i prezzi di sconto quando mettono i saldi ogni anno, non è che ci sta molta alternativa, raramente capita che ci sta qualche negozio che mette qualche cosa in più, arriva fino al 50%, ma non è proprio per tutti i negozi, come se ne trovassi uno così ogni tanto che mette proprio qualche sconto un po' più differente dal solito. Quindi lei crede nei saldi, pensa che ci siano delle grandi opportunità da cogliere al volo e non li vede come una truffa? Sì, sicuramente ci stanno delle opportunità da vendere al volo, non vedo per quale motivo uno lo dovrebbe vedere proprio come una truffa. Certo, può sempre capitare che ci sia un commerciante che fanno poco troppo furbo, ma comunque nella maggior parte dei casi penso che lavorino con coscienza. Vedo che ha acquistato tantissime cose qui ad Avellino, quanto ha speso? Pochissimo. Pochissimo perché quindi ha colto al volo i saldi, le opportunità che la città ha in queste occasioni, no? Assolutamente. A che percentuale di sconto ha acquistato, signora, e quali articoli? Al 50. Quali articoli? Abbigliamento. Coco Pelletteria, come si è organizzato? Allora, il nostro punto vendita si è organizzato già da un bel po' di tempo, partendo col 30%, fino a un massimo di 70% su alcuni articoli selezionati. Diciamo che stiamo avendo un buon riscontro con questo inizio di saldi. Abbiamo sentito insomma dal commercio che gli acquisti natalizi sono aumentati rispetto al 2017, ma non si sono avute le attese sperate, diciamo. Come è andato questo Natale e cosa vi aspettate dai saldi? No, fortunatamente non ci possiamo lamentare, è stato un buon Natale perché comunque i nostri pezzi sono accessibili a tutti, abbiamo vari articoli da partire da 5 euro fino a massimo di 100, a variare a seconda degli articoli scelti. Comunque diciamo che abbracciamo una varia fascia di consumatori.
cosa vi aspettate dai saldi rispetto a quello che avete già fatto a Natale, soprattutto diciamo, l'acquisto di nuovi clienti, di nuove persone che insomma, passando, vedendo questa grande percentuale di acquisto, vedo qui alle vostre spalle fino al 70%, potrete insomma, in questo modo attirare più clienti. Oddio, secondo me i saldi sono anche un modo appunto per farsi conoscere da nuovi clienti, appunto per abbracciare anche chi non può permettersi una borsa abbastanza particolare. Con i saldi sono più accessibili, ovviamente abbracciamo una clientela un pochino più vasta. Noi ci aspettiamo comunque un buon riscontro, sono iniziati diciamo molto alla grande, non ci possiamo lamentare. E poi anche gli sconti comunque non sono partiti dal 20 o il 30% come gli altri anni, ma alcuni negozi hanno iniziato già col 40 e il 50% e questa cosa è stata una cosa molto positiva. Lei ha colto tante opportunità, ha comprato tanti articoli in saldo? Ancora no, perché è iniziato, diciamo, i saldi sono iniziati da poco, però sì, qualche opportunità, qualche offerta l'ho trovata. Ha trovato qualche affare in particolare? Beh sì, sulle borse, subito alcuni negozi il 50%, che è l'articolo diciamo che per una donna va per la maggiore, però sì, borse e vestiti insomma. La vostra attenzione è incentrata su delle borse, signora, quale migliore occasione per i saldi, per acquistare le Griff? È un'ottima occasione, quindi approfittiamo di questi sconti, è un bel negozio, c'è da approfittare di questo tempo. È già cliente di questo negozio, già adocchiato prima dei salti qualche articolo? Sì, sì, sono cliente, già ho acquistato parecchie borse, mi sono trovata benissimo e niente, approfitto in questo momento di fare l'acquisto. Come ha trovato i prezzi qui da Coco Pelletteria? Molto convenienti. E pensa di acquistare più di una borsa oppure? Sì, mamma, il regalo prima. Ah, quindi signora, lei si deve preparare per questo regalo a sua figlia, la Befana, oggi è proprio la Befana, le mamme di solito si mascherano per fare i regali ai propri figli, cosa penserà di regalare a sua figlia? Lo fa scegliere a lei oppure pensa di sceglierne uno da sola e poi impacchettarlo ben nascosto? No, penso che sia un regalo scelto da lei, quindi stando insieme approfittiamo della scelta insieme. Signora, è contenta della percentuale dei saldi che ha visto qui ad Avellino? E purtroppo avete beccato la persona sbagliata, perché non giro per i saldi, facevo solo una passeggiata e poi ho l'abilità di comprare le cose che non vanno in saldi e faccio la fila dei saldi puntualmente, però compro quasi sempre le cose continuative e quindi non approfitto troppo dei saldi. Quindi lei mira alla nuova collezione? Perfetto, sto già pensando alla primavera, infatti. Cosa avete acquistato per i saldi in città? Allora, buonasera, abbiamo acquistato Zara e Calzedonia, i prezzi sono ottimi, una bella scelta, sono contentissima. Quale percentuale vi ha più attirato? È il 50%. Quindi a metà prezzo ha acquistato questi capi di abbigliamento che forse già aveva adocchiato prima dei saldi? Sicuramente sì. Quindi non avevate pensato insomma di comprarli poi in futuro per poter risparmiare. Lei invece, Calzedonia, insomma un negozio più incentrato per la donna, lei su quale negozio è orientato e quali articoli? Diciamo più sulle scarpe, sull'abbigliamento, pantaloni, maglie, però per adesso non ho trovato ancora nulla di soddisfacente, diciamo. Ancora non ha trovato ancora il vero affare, ha intenzione di aspettare in questi giorni forse qualche... Sì, perché mi hanno detto che devono arrivare anche altra roba, quindi attendo che arrivi altra roba, diciamo. Vabbè, sicuramente sarà la nuova collezione che costerà ancora di più. Anche se io sono un po' restio a comprare con i saldi, preferisco più comprare fuori saldi perché a volte fuori saldi trovi roba più nuova, più all'avanguardia, diciamo. Invece con i saldi a volte tendono a mettere dell'abbigliamento un po' più vecchio. Quindi dipende un po' anche dalle scelte che uno vuole fare. Ecco. Quindi lei nei saldi vede sia un'opportunità, un affare che anche un momento di, tra virgolette, per fare i furbi? Sì, me ne sono accorto, perché loro dicono di vendere roba che già era esposta, invece no, perché io già ad occhio sono passato nei mesi precedenti e non li ho visti questa roba, quindi non tutte le attività, alcuni tipi di attività. Qualcosa l'abbiamo trovato, al 40%. Quindi una buona percentuale di sconto. Su quale articolo, signora? Un buon articolo, sì. Che tipologia di articolo avete acquistato? Pantaloni e maglietta.
Quindi vi siete orientati più sull'abbigliamento. Lei invece è sceso qui il giorno della Befana sicuramente per acquistare un regalo per sua moglie in saldo. Sono qua. Ecco. Abbiamo comprato. Okay. Abbiamo comprato. Di musica ma anche tempo di saldi, come ha preso quest'anno i saldi signora? Beh, bene, anche perché qualche offerta è iniziata già prima di Natale in diversi negozi di Avellino e quindi anche la giornata di ieri è stata abbastanza frequentata, ho visto nei negozi, quindi penso che vada una stagione che sia iniziata bene quella per i saldi. Quindi Avellino ha risposto bene ai saldi, anche lei su quale articolo si è orientata? Beh, chiaramente l'abbigliamento e quindi qualcosina di simpatico, casomai appunto si acquista più che nei saldi che a prezzo normale, quindi qualche sfizio in più ce lo si può levare. L'affare più buono che ha fatto a che percentuale era di sconto? Al 50% ieri, già ieri. Possiamo fare qualche domanda? Vi vedo intenti ad acquistare per i saldi, signora. Però sto pensando che la bambina è già nelle 2 mesi, non so come si cresce perché non mi appartiene. Allora però avete pensato, aspettate, giratevi verso la camera, siete venuto qui da Brooms per acquistare in saldo e per... Questo negozio da tanti anni. Però siete venuta in saldi per trovare l'affare, per... Qualcosa sempre vuole scottare, per fare sto regalino a sta neonata. Come si è preparato a Brooms ai saldi? Allora, noi ai saldi, come in tutta Italia, ci siamo preparati abbastanza bene. Siamo partiti dal 2 di gennaio, per cui c'è stata una grossa affluenza da parte della gente, per cui siamo molto contenti da questo punto di vista. Con che percentuale di sconto siete partiti? 50. Pensate di aumentare la percentuale di sconto nei prossimi giorni? Al momento no, restiamo col 50% come ci viene richiesto da fare da parte della Brooms. E da un corso Vittorio Emanuele stracolmo di persone per la corsa ai saldi è tutto. Mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Campania Tube Channel. Un saluto da Avellino, dalla vostra Paola, e condividete i video.